Il comitato locale della Croce Rossa è ancora in campo contro il Covid-19. Gli operatori saranno presenti anche oggi nei pressi dell'auditorium del castello per promuovere la vaccinazione, ma eseguire al tempo stesso test rapidi. La postazione sarà accessibile a tutti e senza prenotazione per permettere l'effettuazione di test antigenici gratuiti e rapidi per il rilascio del Green Pass con validità di 48 ore per poter assistere agli eventi della perdonanza come richiesto dal Comune dell'Aquila. La Croce Rossa garantisce una linea prioritaria per disabili, anziani over 70 e donne in stato di gravidanza. Al tempo stesso continua l'attività nelle farmacie comunali di Coppito e Pettino, sia per i tamponi gratuiti che per le vaccinazioni. Saremo presenti qui con questa unità mobile per il test antigenici rapidi, ma allo stesso tempo la promozione rimane sempre quella per le vaccinazioni, come abbiamo sempre fatto con l'ASL. Siamo presenti all'FM sulle due farmacie al momento, ed una quella che effettua i vaccini e due i test. Quindi su quella di Coppito siamo presenti con un'unità, un'ambulanza, quindi personale volontario, e assistiamo, diciamo, tutte le persone che il lunedì e il giovedì al momento effettuano le vaccinazioni presso la farmacia di Coppito. Si tratta di un test rapido, il risultato viene dato, diciamo, è velocissimo. E abbiamo la possibilità, visto che siamo accreditati con il sistema ATRA della regione, quindi tutte le persone che effettueranno il test antigenico avranno l'autocode sul cellulare e da quello poi genereranno il Green Pass con la validità di 48 ore. Da parte della Croce Rossa il monito è a vaccinarsi e c'è una postazione libera attivata dall'ASL in Piazza Duomo, infatti, a disposizione anche dei turisti. L'ASL, infatti, per bocca del dottor Domenico Pompei, ricorda che è essenziale la vaccinazione e questa mattina già dalle 8 tante persone erano in fila in città, in piazza, per vaccinarsi. Cogliendo anche l'occasione della settimana della perdonanza, dove sicuramente ci sarà un movimento, insomma, notevole di persone in centro città, ci è sembrato opportuno creare una propaggine, diciamo, della sede di vaccinazione in maniera tale da diciamo, andare a maggior prossimità rispetto all'utente, in maniera da vaccinarlo anche nel momento di svago, per intenderci, creandogli il meno disagio possibile e quindi cercando di favorire quanto più l'adesione e aumentando la copertura vaccinale, perché questo è il nostro obiettivo, insomma. Poi il discorso di avere il Green Pass, di fare il tampone, insomma, è tutta una questione collaterale di secondaria importanza dal nostro punto di vista. Per noi è prioritaria l'immunizzazione.